di iniziare, volevo ringraziare tutti i partecipanti a questo convegno, i relatori, che sono il dottor Piero Di Benedetto dell'ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, Gian Piero Meo, vicepresidente Italia di Greenpeace, Daniele Pedrone, che è un esperto di tematiche agricole, ha fatto parte per anni delle associazioni di categoria del mondo agricolo, e Eleonora Forenza, europarlamentare del gruppo Gruppo Sinistra Europea, lista Silas. Volevo anche salutare Vincenzo Aida, che è l'ex reggente dell'Improsta, è stato assessore alla regione Campania all'agricoltura ed è stato un europarlamentare di Fondazione Comunista, il segretario provinciale di Fondazione Comunista Loredana Marino. Poi era un piacere avere con noi Pietro Acciotti, presidente dell'associazione Comunità Storia e Futuro di Battipaglia, Nicola Barbato, presidente dell'associazione agricola Gaia di Montoro. Arriveranno anche gli amici dell'Avicola Serroni di Monte Corvino Rovella, della cooperativa produttori olio La Comunità di Campagna, del birrificio Serra Croce di Monteverde e dell'azienda agricola Naturissima di Bellizzi ed altre persone che poi ci raggiungeranno. Io vorrei fare solo una breve introduzione per poi passare la parola prima ai relatori, poi a voi partecipanti e poi far fare le conclusioni ad Eleonora. TTIP è l'acronimo di Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti. Dovrebbe essere un trattato di libero scambio che l'Unione Europea è chiamata a concludere con gli Stati Uniti. Le trattative sul TTIP si sono svolte finora a porte chiuse, scavalcando di fatto i parlamentari e sottraendo al controllo democratico decisioni fondamentali per i cittadini. Questa trattativa, con la scusa di un'armonizzazione della normativa sul libero commercio, antepone il mercato e gli interessi privati a quelli della collettività ed apre una riduzione degli standard sociali ed ambientali. Questa uniformatizzazione al ribasso delle regole avrebbe delle ricadute disastrose sia sull'Europa che sull'Italia. Per quanto riguarda l'agricoltura, di cui qui vediamo anche esposto qualche nostro prodotto di nicchia, qualche nostro prodotto di qualità, negli USA è possibile ancora oggi usare gli OGM, è possibile usare gli ormoni nell'allevamento degli animali destinati all'alimentazione, così come non riconoscono la nostra denominazione di origine controllata. Un esempio: sarebbe possibile commercializzare Chianti o Barolo prodotto in California o chiamare parmigiano tutti i formaggi a pasta dura che vengono prodotti fuori dall'Italia. Per quanto riguarda i servizi, si ipotizza di escludere dalla trattativa solo quelli per i quali non esiste offerta privata, quindi l'acqua, la sanità, l'istruzione, cioè tutti i beni legati al welfare, rischiando di essere completamente privatizzati e snaturati, cosa che qui in Regione Campania stanno già provando a fare e che stiamo vivendo sulla nostra pelle, come la chiusura dei pronto soccorsi o la privatizzazione dell'acqua. Per quanto riguarda l'ambiente, le regole americane sono molto meno vincolanti rispetto a quelle europee. Ad esempio, non esiste la carbon tax e le aziende potranno quindi dare un'aspettativa di guadagno invece di controllare la difesa delle persone. In sintesi, avremo alcune problematiche fondamentali da affrontare se il TTIP diventasse realtà. Uno, di sicurezza alimentare: sono a rischio le norme europee sugli OGM, sull'uso dei pesticidi e l'etichettatura dei prodotti. Per l'agricoltura, aprire la porta ai prodotti dell'agricoltura industriale americana vorrebbe dire mettere in ginocchio quell'agricoltura sostenibile e i piccoli coltivatori di cui l'Italia è un grandissimo rappresentante. Per l'energia e il clima, gli standard previsti dalla normativa europea nel settore energetico sono di intralcio al libero mercato previsto dal trattato. Per la chimica, e questa è una cosa fondamentale, negli Stati Uniti non esiste il principio di precauzione,
cioè le sostanze chimiche sono considerate sicure fino a prova contraria, esattamente l'opposto di quanto accade in Europa. Quindi i nostri standard potrebbero essere fortemente indeboliti. Però io adesso voglio passare la parola al dottor Di Benedetto. Grazie agli amici che mi hanno invitato, Franco Musumeci e Lorena Navarino in particolare, ai gentili correlatori e agli ospiti che intratterremo, spero, in maniera fattiva con questa nostra discussione. Io sono un medico, lavoro a Battivaglia, lavoro in zona, insomma, in Salernitano, e mi occupo molto di tumori e di tumori collegati all'ambiente. Tutti noi siamo per il 30% geni e per il 70% ambiente, cioè siamo quello che mangiamo e quello che respiriamo. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché quello che mangiamo è fortemente ci dà una predisposizione a eventuali malattie. Io non voglio fare terrorismo psicologico, ma credo che questo trattato sia veramente un grosso pericolo, nel senso che potrebbero arrivare in Europa, o potrebbero arrivare più cose in Europa che ci fanno molto molto male, che fanno molto male alla nostra salute, alla salute dei nostri, figli. La prima cosa che mi preme dire è che l'ISDE, che è l'associazione dei medici che si interessano della salute e del rapporto con l'ambiente, ha studiato alcune sostanze, brevemente, sarò pochissimo tecnico, spero di non tediarvi, che però sono molto molto importanti e che ci potremmo trovare nel nostro piatto se questo trattato andasse a pieno regime. Per esempio, io soprattutto che mi occupo di tumori del fegato, ho studiato molto la lactopamina. La lactopamina è un farmaco che è un agente che aumenta la sintesi proteica. Questo farmaco si è visto che nei topi faceva aumentare a dismisura la massa magra e faceva diminuire a dismisura la massa grassa. Giustamente le aziende senza scrupoli americane hanno cominciato a iniettare la lactopamina e a dare lactopamina ai suini, ai bovini, a tutti gli animali che potevano essere venduti. Per cui oggi, cito fonti testuali, la lactopamina, che è questo appunto di un agente che era usato per l'asma, è un vecchio farmaco per l'asma, e questa lactopamina viene utilizzata in circa il 45% delle produzioni suinicole degli Stati Uniti, nel 30% dei bovini e in una percentuale sconosciuta di tacchini. Questo farmaco viene pompato nei tacchini anche nei giorni precedenti alla macerazione e rimane nella carne almeno il 20% di questa lactopamina nei supermercati. Quindi se noi andiamo nel supermercato e compriamo un tacchino, troviamo che un 20% di tutto ciò che è stato iniettato rimane lì, cioè quindi rimane proprio nella carne. C'è stato negli ultimi o due o tre anni ci sono stati 1700 casi di intossicazione da lactopamina negli Stati Uniti. Ovviamente la lactopamina è vietata in 160 paesi in tutta Europa, nella Russia. La Russia ha bloccato completamente l'importazione del bestiame dagli Stati Uniti, perché sanno i russi, i ricercatori russi, che nelle bestie purtroppo degli Stati Uniti c'è molta roba. Un'altra cosa molto importante è che negli Stati Uniti usano più di 3.000 additivi alimentari, conservanti, aromi, coloranti, altri ingredienti per dare colore. Le cose che diamo ai bambini negli Stati Uniti sono coloratissime, hanno dei colori sgargianti, che sono terribilmente tossici. Per esempio, io sono stato negli Stati Uniti, ho fatto un dottorato di ricerca lì, quindi conosco un po' l'ambiente.
Negli Stati Uniti si usa dare ai bambini, ma in molte famiglie, un formaggio che si chiama cheddar, che voi penso che sappiate qual è. Ai più svariati usi, cioè c'è il cheddar all'aroma di crackers, che si dà ai bambini nel pane, poi arrivo anche al pane, un attimo sopra, non voglio fare veramente terrorismo, però dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardare le etichette, le mamme e i papà devono guardare le etichette di quello che arriverà poi nei nostri supermercati. La Kraft, la grande multinazionale, negli Stati Uniti usa questi coloranti terribili, in Europa invece usa dei coloranti naturali, per esempio usa la barbabietola per fare questo, invece negli Stati Uniti usa questi coloranti terribili, per cui attenzione, potrebbero arrivare cose della Kraft degli Stati Uniti qui in Europa che non sono quelle costruite per l'Europa e fatte per l'Europa. Una cosa importantissima è il pane, il problema del pane. Ogni volta che si mangia il pane in un ristorante o si consuma un hamburger in un panino, un hot dog, negli Stati Uniti si sta consumando quasi sempre il pane con il bromato di potassio, che è un derivato del bromuro, che penso qualcuno di voi sappia e ricordi che cos'è. E l'uso di bromato di potassio è usatissimo come additivo per il pane, perché è in grado di far diventare il pane molto elastico. Tutti i paninini americani hanno però scritto farina bromated. Se c'è scritto farina bromated e c'è il bromato di potassio, che è terribile perché provoca problemi alla tiroide, ma non lo dice Piero Di Benedetto, lo dice la letteratura internazionale. Produce dei disturbi gastrointestinali importanti e produce purtroppo tanto. Vi volevo fare un'ulteriore attenzione, vi volevo attenzionare anche sull'uso e sull'abuso negli Stati Uniti di farmaci a base di arsenico nei polli. Allora, l'arsenico inorganico, se iniettato in un qualsiasi tessuto muscolare, soprattutto nei polli, rende la carne dei polli pink, la chiamano negli Stati Uniti, la chiamano, cioè quel rosa fresco. Negli Stati Uniti, quando si dice pink, la carne è fresca, è tutto arsenico, purtroppo. L'FDA americana, che ha problemi anche di conflitti di interesse, dice no, ma questo è arsenico inorganico, non è arsenico organico, che provoca il cancro, però. In chimica ci vuole poco per far diventare l'arsenico organico in arsenico organico, e poi c'è tutto il problema dei conservanti, ma non vi voglio tediare. L'ultimissima cosa, perché sentivo appunto il moderatore che ce lo ricordava, tutta la filiera del latte, dei prodotti lattiero-caseari negli Stati Uniti sono a grosso rischio, perché nelle mucche viene iniettata una cosa terribile, che è l'RBGH, che è praticamente un ormone della crescita bovina ricombinante. Questo fa aumentare fino a 30 volte la produzione del latte negli Stati Uniti, e questo chiaramente con una serie di problematiche, ovviamente, ma moltissime di queste banche negli Stati Uniti dopo un po' di tempo hanno delle mastiti, per cui si dà l'antibiotico a queste vacche e si continua a prendere il latte, quindi abbiamo il latte da vacche che hanno l'RBGH più gli antibiotici. Quindi, per chiudere veramente, dobbiamo stare molto attenti alle etichette. Siamo quello che mangiamo, lo sappiamo tutti quanti, siamo quello che respiriamo, le nostre fonti di carne devono essere nutriti con erba di pasto, come credo tutti i nostri genitori ci hanno insegnato, e devono essere nutriti tutti i nostri animali con alimenti freschi, e noi nutriamoci di alimenti freschi e integrali. Grazie. Ringrazio il dottor Di Benedetto per la relazione. Sì, non è...
purtroppo ci fa riflettere su quello che potrebbe succedere, ma questo, anche se indirettamente sono cose che già arrivano in Italia, anche senza i TTIP. Vorrei adesso dare la parola a Gianpiero Romeo, che è il vicepresidente Italia di Greenpeace. Prego Gianpiero. Buonasera. Allora, quindi già vi è stato illustrato questo TTP, di che cosa sommariamente si tratta, di quello che sommariamente sappiamo o conosciamo. Per la verità conosciamo ben poco. È un accordo, tutto sommato, che si va a stipulare, dovrebbe perfezionarsi, fra investitori, quindi grosse multinazionali, e i vari stati. Peccato che gli investitori multinazionali siano tutti americani. Grosse multinazionali che hanno immesso sul mercato miliardi e miliardi di dollari, si parla di migliaia di miliardi, non certo di prosperi, e che questo accordo dovrebbe garantire quello detto tra virgolette libero mercato. Ora, guardate bene, le parole vengono usate spesso e volentieri a spiovere, perché in questo trattato di libertà c'è quasi nulla. Intanto si comincia dal fatto che il trattato con la documentazione è assolutamente segreto, non si sa un bel nulla, hanno prodotto per la verità un centinaio di pagine in inglese con una terminologia estremamente tecnica che già i tecnici del settore stentano a capire di che si tratta e che cosa potrà regolamentare. Ma andando avanti, la cosa più ridicola, davvero ridicola e diventa assurda per così dire, e che io rappresento Greenpeace, l'associazione internazionale che riguarda l'ambiente, che credo conosciate tutti, che non ha nessuno scopo economico, non accetta sponsor, questo va ribadito volta per volta, cioè non accetta accordi commerciali, non accetta finanziamenti pubblici, per cui non troverete mai il nome di Greenpeace associato con una tale ditta che vuole vendere qualcosa. E allora Greenpeace dice: momento, cerchiamo di capire, vediamo che cosa porta gli Stati Uniti a voler vendere, a entrare liberamente, con questo liberamente torna alla mente più volte, e perché vuol fare qualcosa del genere. Si potrebbe parlare degli OGM, infatti Nello l'ha citato, forse uno dei casi più clamorosi, ma non è l'unico. Parliamo di energia ambiente, dei combustibili fossili, parliamo di tante tante cose, ma giusto per capire, quando parliamo di OGM, qui siamo in un ambiente dove l'agricoltura dovrebbe essere la padrona del nostro vivere quotidiano, basterebbe ricordare a noi stessi che gli OGM sono organismi geneticamente modificati, questo è l'acronimo, ma in fondo a me che cosa significa? Significa che una grossa società, una multinazionale, la Monsanto, guarda caso americana, 30-40 anni fa ha cominciato degli studi sulla biotecnologia. Che cosa era? Aveva scoperto, e non ci voleva l'acqua calda, che ci sono alcuni pesci che sotto l'Artico, cioè sotto i ghiacci, resistono a 50 gradi sotto zero, così come alcuni scorpioni in pieno deserto vivono a 50 gradi sopra zero. Allora nel DNA, che tutti quanti sappiamo è quella spirale che ci contraddistingue, bastava prendere i geni animali, inserirli in un gene vegetale, cosa che in natura è assolutamente inesistente, lo saremmo dire proprio vietato da leggi naturali, ebbene, e quindi creare il cosiddetto cibo Frankenstein, l'abbiamo nominato, cioè che cosa significava? Che praticamente, visto che lo scorpione viveva a 50 gradi sotto zero, prendendo quel gene, mettendolo in della soia o della colza o un certo pomodoro, avrebbe potuto sviluppare delle piante estremamente resistenti, quindi uno scopo nobile, stessa idea. Doveva andare avanti anche con quelli il gene del famoso pesce che vive a 50 gradi sotto zero, e quindi permettere delle culture incredibili. Attenzione però, allora lo scopo sembra di cintura, mamma mia, è una cosa magnifica, eccezionale, qui toglieremo la fame dal mondo, però attenzione, quindi non è tutto oro quel che luccica. Fondamentalmente che cosa era accaduto? È accaduto che si è capito principalmente che la Monsanto è una società chimica
e doveva vendere Roundup Ready, che è glifosato, parliamoci chiaro, cioè un veleno potentissimo che messo nell'agricoltura si dissolve facilmente, questo è tutto da vedere e da discutere, però questo veleno praticamente consente, il diserbante consente alle piante che sono trattate con gli OGM di resistere, tutti gli altri no. Su un momento, ma cerchiamo di fare dei collegamenti mentali. Ma questo Roundup Breeder era stato usato con l'agent Orange, che cos'era? Era la base delle bombe che sono state usate nel Vietnam, di cui la Monsanto ha fatto un grande uso. Quindi andando avanti, allora collegando gli elementi, capiamo che la Monsanto fondamentalmente è quella grossa multinazionale, porta il grosso nome, multinazionale che praticamente non si importa un figo secco. Chi li importa in Europa? La Nestlé, benissimo, la Nestlé ha importato tanti di questi da OGM e recentemente, queste sono notizie di circa 15-20 anni fa, però recentemente le cose si sono rimesse in funzione. Guardate bene, la Nestlé per esempio, un banalissimo, perché poi dobbiamo entrare sempre nel pratico, altrimenti parliamo di cose fuori della logica normale. La Nestlé vendeva, aveva messo in commercio, fra i suoi prodotti il latte, quello sterilizzato, quello senza acqua, per capirci, biofilizzato. Ora, bastava aggiungere dell'acqua e questo latte diventava, ma per un momento bisognava pure venderlo. Come fare a convincere la gente, visto che l'Europa è una grande produttrice di prodotti caseari e di latte? Allora ha fatto questa storia molto semplice, passando per la Nestlé europea, in Africa, nei paesi del terzo mondo, e donando letteralmente questo latte liofilizzato alle puerpere, praticamente alle signore che stavano per avere un bambino, anche subito dopo, gratuito. Era facile, bastava aggiungere un po' d'acqua. Ora, negli ospedali era facile trovare l'acqua pulita. Il punto è che quando la puerpera si era abituata a utilizzare questo latte, dopo, uscendo dall'ospedale, doveva usare lo stesso tipo di latte e purtroppo l'acqua non era molto pulita e non è molto pulita, non è sterilizzata, non è messa in condizione di essere facilmente potabile. Problema, l'Istituto Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che oltre 10 anni circa 150.000 bambini morti per scariche di arroiche mortali. Ora, questi sono i dati ufficiali, perché ufficiosamente è molto, pare che le cifre si moltiplichino all'infinito. Questi per avere, torniamo all'argomento, per avere gli argomenti per capire chi ci sta di fronte, queste persone chi sono. Persone multinazionali, non individuate mai il tipo, il dove, il come, perché, e questo modo di agire sempre sotto il banco, sempre mellifluo, melenso, e che ci propinano e ci hanno propinato all'infinito delle fregature, parliamoci chiaro, diciamo proprio col nome che sono, l'hanno continuato a fare, lo continuano a fare costantemente, tant'è che noi abbiamo distribuito e siamo fra le organizzazioni che probabilmente ci stiamo ancora battendo strenuamente contro questo trattato, perché questo trattato, vi dicevo, non è assolutamente trasparente, non c'è assolutamente un accidente, non si può sapere nulla nelle pagine messe a disposizione, ripeto, in inglese con termini molto tecnici, non c'è nessuna risposta. Ma di più, pensate un po', se questi investitori, possiamo parlare di Monsanto, potremmo parlare ancora di tanti e tanti altri multinazionali, una volta stabilito il libero mercato e quindi l'accordo con lo Stato di commerciare i loro prodotti da noi, ove mai ci fosse una controversia, a questo punto sapete bene che i tribunali internazionali dovrebbero intervenire, invece no. Questa è una delle più grosse fregature mai realizzate negli ultimi 150 anni. Praticamente questo trattato prevede, e questa è l'unica cosa che si capisce bene, che non ci si può rivolgere a nessun tribunale internazionale, nessun tribunale locale, bensì a un arbitrato. Ora, faccio una precisazione, nella vita io faccio l'avvocato da 35 anni e vi posso dire con tutto rispetto che so perfettamente che sono gli arbitrati. Sono un incarichi dati a degli avvocati, degli specialisti privati, guardate bene, privati, quindi non è un magistrato, non risponde a un obbligo personale, perché se faccio l'avvocato e dici di difendere Nello Di Pasquale, decido di farlo, sposo una causa e mi batto per quella causa, significherà che non sarò mai assolutamente obiettivo. E perché ho il mio cliente, allora questi avvocati sarebbero strapagati
per difendere multinazionali. Ora, e non solo, quello che si stabilisce poi fra loro e lo Stato che è dissenziente, diventa un vero e proprio lodo arbitrale, di modo che se eventualmente lo Stato dovesse soccombere, ed è facile che capita perché il DIP è solo a favore dell'America e poco a favore dell'Europa, succederebbe bellamente e tristemente che lo Stato dovrebbe pagare delle penali. Io ho segnato indennizzo che nel peggiore dei casi potrebbe ammontare a miliardi di euro e sarebbe pagato esclusivamente con i soldi dei contribuenti. Cioè, guardate bene, sono delle finezze che per Bacco sono talmente grosse da passare inosservate. Insomma, qui la gente non è stata mai poi mai informata, non viene informata e non se ne parla. Ma che cosa fa questo tipo? Innanzitutto il tipo ha preso dei nomi magnifici. Si chiama TTP, si chiama CETA, si chiama TISA, si chiama TPP a sua volta, e nasconde un ennesimo attacco alla nostra libertà e ai nostri diritti. Ne abbiamo pubblicato una serie di documentazioni che sta su internet di Greenpeace International o greenpeaceitalia.org se gradite, e potete vedere che la dichiarazione di un pericolo per l'economia, abbiamo detto poco materiale, comunque sta a vostra disposizione se lo gradite, pericolo per l'economia dei piccoli contadini e pescatori, per gli standard degli alimenti. A cominciare, come dicevo poc'anzi, la mancanza di etichettatura sugli OGM, che in Europa oggi è prevista, in America no, negli USA no, e molti altri prodotti come i farmaci per esempio, e così via, potremmo continuare all'infinito. Quindi è un processo indispensabile per capire la transazione anche energetica. Guardate bene, voi sapete che l'America è gli Stati Uniti, ovviamente quando parlo d'America non parlo certo dell'America del Sud, ma gli Stati Uniti sono dei grossi produttori di petrolio, loro il petrolio lo pagano pochissimo, dopo non lo pagano, fanno le guerre in Iraq e vanno a prendersi un momentino il petrolio. Sapete bene, il Kuwait era una nazione che non esisteva, si chiama Kubotto, perciò era Kuwait, e la guerra contro Saddam Hussein fu fatta proprio a prendersi quei pozzi di petrolio per cercare di bloccare poi la grande produzione degli arabi, che erano i contrapposizioni generali. Lo vediamo, lo stiamo vivendo anche oggi nella contrapposizione di appoggio America, Turchia contro la Russia per la Siria, eccetera, eccetera. Quindi non voglio dilungarmi su altre situazioni che potrebbero portarci all'infinito, ma tornando al nostro argomento, la transizione energetica significa la rivendita e l'investimento ancora in combustibili fossili, mentre, e sappiamo che sono i più inquinanti del mondo, non solo il petrolio, il carbone, che per quanto costa poco all'origine, ma fa pagare in termini di polveri sottili e fa pagare all'intera comunità in termini, poi casomai il dottore ci potrebbe, anzi sicuramente ci illustra, ha già fatto degli accenni estremamente essenziali sottolineando che cosa comporta le malattie, fra cui cancro eccetera eccetera, dei guasti enormi, costi che paga tutta la comunità. Quindi se non prendiamo coscienza e dire cosa puoi fare tu singolo, nel momento in cui sai che sta succedendo tutto questo e pensiamo che è una cosa che non ci riguarda, pensiamo che sia lontano, che sta molto molto lontano, sì vabbè, ma lo stanno facendo, abbiamo i parlamentari. In questo schema che ho portato per voi, sono pochi, troverete che cosa possono fare i parlamentari. Ecco, ora vedete che i parlamentari sono gli europarlamentari. Quindi, allora, leggerete, chi ha voglia di farlo, se sei un parlamentare o un funzionario. Se sei un funzionario puoi parlare, se già a Bruxelles, no, devi avere l'accettivo, ce li porta a Bruxelles, vuoi leggere queste cose in italiano, no, è tutto in inglese, in termine solamente tecnico. Attenzione, se sei un cittadino, non ci pensare proprio a questa roba, non la vedrai mai, perché non è di accesso pubblico. Cioè, se qualcuno di voi gli dice, beh, noi sappiamo che anche le leggi italiane, se vado sul sito del Parlamento posso accedere, non si può accedere, non è possibile, è totalmente blindato e segreto. Vogliamo sapere quello che gli USA chiedono alla UE, non si sa, è tutto sotto banco. Dà la possibilità agli investitori, la parola investitori, tradotti agli inglesi ovviamente, ricorre frequentemente, esattamente come la parola libero mercato. Quindi vedete, sono stravolte non solo i termini, sono stravolte le idee, si continua a stravolgere la libertà personale e noi siamo comprati e venduti ogni 5 giorni, ogni 5 minuti. Io direi davvero che abbiamo proposto più volte, continuiamo a farlo,
di sollevare una coscienza nazionale, perché l'unico, o anche internazionale, ovviamente, come il Miss International lo fa già, per cercare di far capire a queste persone che democrazia, energia e clima, ambiente e biodiversità, sostanze chimiche, il tessile, cosmetici, agricoltura, alimentazione, democrazia e trasparenza, sviluppo sostenibile e il principio di precauzione che citava Nello poco fa, totalmente eliminati. Parole molto carine, molto simpatiche, che spesso troviamo nelle tavole rotonde delle discussioni, che non hanno nessun ingresso nella proposta di trattato di questo TTP. Ora direi solamente, mi spiace di aver rubato molto tempo, ci sarebbe tanto tanto da dire ancora, ci sono altri relatori che possano dire tanto di più e molto di più, possiamo solo invitarvi a leggere quelle che sono le nostre documentazioni, non sono documentazioni che prendiamo da soli, sono parecchi, centinaia e centinaia di scienziati sotto tutti i livelli, dalla bio, dicevo, ingegneristica anche ai premi Nobel che si sono schierati con noi, e quindi lo troverete sul sito di Greenpeace Italia, e anche per chi lo vuole o capisce, Greenpeace International. Nel nostro caso abbiamo anche la traduzione in italiano. Il TTP non lo è. Grazie a tutti. Ok, diamo ora la parola a Daniele Petrone, che è un esperto proprio di tematiche agricole, quindi ci dirà quello che il TTP può fare, può combinare in agricoltura. Spero di essere all'altezza. Innanzitutto buonasera, grazie dell'invito. E dopo le informazioni di Nello e gli interventi che mi hanno preceduto, credo che ci sia ben poco da aggiungere su questo trattato, se non dire questo matrimonio non dà da fare, cioè voglio dire in quel senso che credo che sia proprio, stiamo non soltanto per qualcosa che dirò poi dopo, diciamo, rispetto alle priorità, rispetto a quella che è la nostra agricoltura, ma credo proprio per come si sta sviluppando, diciamo, soprattutto diciamo con determinate anche complicità. È vero che è tutto segretato, è vero che questi trattati non hanno la giusta trasparenza, e anche questo lo dico per lungo, diciamo, su quello che è il contesto, diciamo, di democrazia, poi dopo sulle libertà, democrazia da una parte e la libertà di produrre, la libertà di essere liberi nel proprio Stato attraverso i propri regolamenti. E quindi, essendo segretato, già questa la dice lunga. L'altro aspetto invece è il silenzio, l'omertà che sta circondando, diciamo, tutto questo trattato. Non credo che i più, cioè insomma anche coloro i quali più addentrati, anche coloro i quali, diciamo, si sforzano, non soltanto non proprio perché è segretato da una parte, ma dall'altra parte è proprio l'informazione che non circola, è proprio il modo, diciamo così, di farlo camminare in segreto, si è scelto, diciamo, si viene trattato in questo modo e si sceglie, diciamo, di continuare, diciamo, in silenzio con l'omertà per non divulgare, per non far sì, diciamo, di non disturbare i manovratori. Quindi questo commercio, questi contratti, questi trattati, diciamo così, di commercio internazionale legano in modo preciso, cioè proprio in modo scientifico, quelli che sono i nostri diritti, non soltanto di essere informati, i diritti umani, perché si parla della nostra salute, si parla di quello che noi dobbiamo produrre, si tratta di come noi regolarizzeremo tutto quello che può avvenire nell'ambito, diciamo, di liberi trattati commerciali, che quindi, diciamo, violano in modo diretto sia i nostri diritti umani e civili, in secondo piano privilegia gli interessi delle grandi multinazionali e di grossi gruppi finanziari. Questo avviene in tutto, cioè non soltanto per quanto riguarda l'agroalimentare, ma abbiamo avuto modo di ascoltare come questo influenza la nostra salute, il nostro diritto, diciamo così, ad essere curati in un determinato modo e in un determinato tempo. È folle per tante buone ragioni. È folle perché la stessa comunità economica europea, tante direttive e tanti regolamenti comunitari impongono l'obbligo della tracciabilità
abbiamo in Italia una delle, anche in Europa per certi versi, una delle politiche più ferree per quanto riguarda i servizi veterinari in Italia rispetto all'alimentazione, rispetto al benessere degli animali. E se tutto questo è vero, e se tutto questo è frutto di regolamenti, e se tutto questo appartiene a un nostro modo di concepire villacci, lacciuoli che hanno in qualche modo imbrigliato quello che poteva essere lo sviluppo, ma noi siamo come parte agricola, siamo stati consapevoli che questa era la sfida che noi dovevamo accettare per essere competitivi, per garantire salubrità e quant'altro, e porre soltanto questo, pensare che si possa aggiungere ad un trattato, avviare un trattato su regole che mettono in discussione la nostra salute, mettono in discussione i nostri, la nostra salubrità dei nostri prodotti, mettono in discussione il nostro modello produttivo, il nostro modello produttivo. E scimmiottiamo ancora di più se pensiamo che la stessa Comunità Economica Europea determina e decide che la dieta mediterranea è da difendere, è da proteggere, è da valorizzare, è un modo, ecco, di alimentare che garantisce un determinato, ecco, sono questi modelli che oggi vengono messi in discussione, sono questi modelli sociali che non badano soprattutto ai beni comuni, ai diritti dei cittadini, ai diritti dei consumatori, ai diritti e alla nostra, diciamo così, democrazia. Ecco, immaginarci per un solo istante scimmiottare il consociativismo, che il silenzio, ecco, più che il consociativismo, diciamo, perché potrebbe essere un termine forte, potrebbe offendere forse qualcuna delle sigle sindacali di appartenenza del mondo agricolo, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, tanto per intenderci. Rispetto a queste tematiche, e pensare che la nostra agricoltura possa essere la cornice di un quadro, le luci di artisti di Salerno, tanto per intenderci, e non capire che l'agricoltura invece è il quadro, è il modello, è il nostro territorio, è il nostro ambiente, è la nostra produttività, sono i bilanci delle aziende agricole che falcidiati sempre di più in rosso, perché non reggono la competitività e la concorrenza, non reggono con i sistemi di sviluppo di altre nazioni, non reggono per carenza di assistenza tecnica, non reggono per indirizzi produttivi, per diversificazioni, e quindi questo è il modello che va messo in discussione, e di certo questo trattato non ci aiuta, questo trattato affonda ancora di più quelli che sono le imprese agricole del nostro territorio. La cornice, ecco, cioè, insomma, possono essere le luci d'artista, possono essere il richiamo, ma i contenuti sono nostri, è il nostro sapere, è il nostro territorio che va inserito dentro un nuovo processo virtuoso di agricoltura e di rapporto con i consumatori. Se non capiamo questo, se non invertiamo questa tendenza, se non scommettiamo sui territori, se non abbiamo un'agricoltura sostenibile, ecco il termine esatto, multifunzionale anche per certi versi se volete, ma che sia sostenibile e sempre più localizzato, noi perderemo qualunque scommessa, siamo destinati effettivamente poi dopo a soccombere. E rispetto a questo, un'ultima riflessione e poi dopo chiudo, sono le cosiddette paure. Qualche euro qualche eurodeputato ci ha invitati a non avere paura, pare che vi siano anche spaccature all'interno del gruppo di europarlamentari all'interno del PD, e ci assicurano che non è a rischio la nostra salute, perché ci sono i controlli, ci sono delle legislazioni, e che non dobbiamo avere paura. Ecco, io invece ho paura non tanto di come perché se ci sono 3 anni questo trattato ancora non è giunto a buon fine, se ha raccolto circa 3.000 firme, mi pare, c'è una petizione, oltre 3 milioni di firme, quindi qualcosa, non lo dice Daniele Negrone, non lo dirà, non lo dice Nero, non lo dice il dottore Di Benedetto, non lo dice Gian Piero Meo, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che davvero
fa paura e a me spaventa per davvero, diciamo così, tutta questa tranquillità da parte di questi euroderivati, che molto probabilmente si dovrebbero confrontare molto di più con il territorio, molto di più con la gente comune, e allora questo davvero potrebbe tranquillizzare, farci affrontare non il concetto di agricoltura semplicemente bucolica, perché non credo un'agricoltura bucolica, ma credo a un'agricoltura produttiva, un'agricoltura che si batta in modo genuino e che possa garantire sempre di più alimenti sani a noi tutti come cittadini e come consumatori. Ecco, senso, io credo che questo debba davvero innalzare una grande battaglia, una forte battaglia, diciamo, di presa di coscienza su questi temi su questi argomenti, per far sì, diciamo così, che effettivamente vi sia più trasparenza e effettivamente ci siano condizioni per tutti di conoscenza, e poi dopo possiamo anche decidere quali sono le cose buone e quali possono essere quelle cattive da deperare in ogni modo e in ogni circostanza. Allora, per le conclusioni, però c'è molta carne al fuoco, quindi a te. Grazie, e grazie per tutti gli interventi, le sollecitazioni e anche per la qualità della discussione di stasera. Io penso che sia sempre molto utile fare questo tipo di iniziative, quello che sto provando a fare, stiamo provando a fare con chi realmente vive determinate questioni. In particolare qui parliamo delle vicende legate all'agroalimentare e al PIP. Credo che occorra fare un lavoro, lo dico in premessa, molto molto certosino, per informare in primo luogo i produttori, gli agricoltori e i consumatori di quali sono le conseguenze del un trattato, di un negoziato come il TTIP. Io parto dall'ultimo intervento dichiarando di non voler difendere la categoria dei parlamentari europei, tantomeno dei parlamentari tutur. Dico soltanto che non siamo tutti uguali e che ci sono parlamentari che, diciamo, scassano un po' la minchia, fatemi passare questa espressione, diciamo, poco aulica, per questo francesismo, perché, diciamo, e parto dalla prima cosa che voglio dire, sulla questione del TTIP, il primo problema che abbiamo sollevato è esattamente un problema di democrazia e di informazione. A partire da quello che ha fatto il governo italiano, che, diciamo, di solito non si cita, ma qualcuno di voi sa che il governo Letta ha dato a nome del popolo italiano mandato alla Commissione europea per rappresentare anche il popolo italiano in sede di negoziazioni di TTIP? Perché ci sono, quando parliamo di mancanza di democrazia in Europa, che c'è ed è un fatto verissimo, come è verissimo il fatto che il Parlamento europeo abbia diciamo, una marginalità, tuttora una marginalità rispetto a Consiglio e Commissione nei processi decisionali a livello europeo, però teniamo anche conto che ci sono delle responsabilità degli stati nazionali e in particolare delle responsabilità del governo Letta nell'aver dato mandato alla Commissione europea per conto nostro, senza che noi fossimo informati di questo, e al governo Renzi che, senza aver aperto una discussione né in Parlamento né nel Paese, durante il semestre di presidenza italiana ha detto che l'impegno del governo Renzi nelle persone di Gozzi e Calenda, che sono i due che hanno lavorato di più e che lavorano di più sul trattato per conto di questo governo, noi ci batteremo perché ci sia una accelerazione dei round negoziali. Quindi c'è una responsabilità europea, ma c'è una responsabilità anche della posizione italiana rispetto a questo negoziato. Prima questione. Seconda questione è la questione dell'informazione e della democrazia. Da questo punto di vista, diciamo, abbiamo scassato un po'. Abbiamo scassato in primo luogo quando siamo andati a consegnare le 3.200.000 firme di cui tu prima parlavi, abbiamo consegnate simbolicamente alla Commissione europea. Avevamo, diciamo, proposto di fare l'ICE, una legge di iniziativa europea su, diciamo, sulla questione anche del trattato. Questa cosa noi l'abbiamo alla fine fatta simbolicamente, per
perché chiaramente la Commissione europea tutto può fare fuorché ridare ai cittadini la possibilità di decidere di essere realmente sovrani sulle proprie vite. Anzi, la commissaria della Commissione europea che si occupa di commercio internazionale, la commissaria si chiama Cecilia Malmström, ha sollecitato un maggiore processo di diffusione delle notizie e l'abbiamo fatto molto insistentemente come parlamentari del UE. A un certo punto dovete immaginare che all'inizio di questa legislatura, quindi parliamo di luglio del 2014, quando abbiamo incontrato il commissario De Gucht, che era il commissario diciamo precedente a quello attuale, alla Malmström, che si occupava di commercio internazionale, e abbiamo detto noi non vogliamo legiferare appunto, senza avere tutte le informazioni per poter legiferare, ci ha risposto molto tranquillamente sì, ma i membri del congresso americano hanno meno informazioni di voi e quindi voi non potete avere più informazioni di quante il governo americano non ne conceda ai membri del congresso. Su questo è stato fatto un lavoro molto pesante. Attualmente diciamo si sta procedendo nella direzione diciamo di quella che si chiama la desecretazione, cioè il fatto che progressivamente gli atti diciamo dei negoziali vengono in qualche modo resi pubblici. Ovviamente parliamo di tutto quello che viene prodotto per parte americana ancora sostanzialmente inaccessibile. Il vantaggio che abbiamo noi parlamentari della Commissione Commercio Estero è che noi riceviamo al termine di ogni round negoziale una relazione da parte della Commissione Europea. Ovviamente parliamo di qualcosa che è ancora parzialissimo, io sono d'accordo con te, ti l'ho detto tutto. Sono comunista, l'ho detto tutto. Il fatto che noi per primi abbiamo evidenziato che è inammissibile che un parlamentare non abbia pieno accesso alle negoziazioni su cui poi deve legiferare. Aggiungo però che a me stasera ci sono tantissimi aspetti che riguardano le negoziazioni del PIL, tantissimi. C'è l'aspetto della democrazia, l'informazione, ma anche l'esproprio di sovranità che consegue alla, diciamo, a quelle che tu chiamavi prima i tribunali arbitrali, no? Che nel TTIP avevano un nome agli SDS, che sarebbero i tribunali diciamo, per dirimere le dispute tra investitori e stati. Adesso diciamo, siccome era un po' come dire, alto il livello di conflitto su questa cosa degli SDS, hanno semplicemente deciso di cambiare di nome, ma la sostanza rimane inalterata. Qual è la sostanza? La sostanza è che vengono istituite corti ad hoc, corti private, corti arbitrali, attraverso cui gli investitori, quindi non il cittadino, gli investitori, possono fare causa a uno Stato nazionale qualora l'innalzamento degli standard leda l'investimento che quella multinazionale fa. Perché dico multinazionale? Perché è evidente che soltanto uno studio legale, come dire, di grandi dimensioni, quindi finanziato da una multinazionale, può avere la forza giuridica ed economica per trascinare davanti a una corte arbitrale uno Stato nazionale. Questo è talmente vero che persino il vice ministro Calenda ha ammesso che diciamo, il tribunale arbitrale è di fatto un regalo alle corporation. Ma aggiungo, quando il governo italiano ha creato, diciamo, organizzato un evento di informazione durante il semestre di presidenza italiana, ha invitato anche le parti sociali. Le parti sociali erano rappresentate da Squinzi, Confindustria, e Marcegaglia, ex Confindustria. Queste erano le parti sociali chiamate dal governo di Matteo Renzi a discutere di TTIP, e la Marcegaglia da par suo ha spiegato esattamente che il TTIP serve per sancire un primato del diritto degli investitori, una tutela degli investimenti rispetto a che cosa? Rispetto a quelle che nel trattato, non solo in questo trattato, cioè nel TTIP, ma anche nei suoi annessi e connessi, il CETA, il trattato tra Europa e Canada, il TPP, che è il trattato tra Stati Uniti e Paesi del Pacifico,
vengono chiamate barriere non tariffarie. Okay? Che cosa sono le barriere non tariffarie? In due parole sono gli standard e i diritti. Il diritto alla salute, il diritto alla tutela dell'ambiente, il diritto al lavoro. Non mi concentrerò tanto su questo, anche se su questo avrei moltissimo da dire, ma voglio stare al centro della discussione di stasera. Ma noi andremo a stipulare, parlando ad esempio di diritti del lavoro, un trattato di commercio con un paese, gli Stati Uniti, che non riconosce nessuna delle convenzioni fondamentali dell'ILO, che sarebbe l'Organizzazione Mondiale del Lavoro. Geraldine Capaldo, che è un ricercatore dell'ILO che noi abbiamo invitato al Parlamento Europeo, ha stimato che in un arco di 5-10 anni il livello di disoccupazione aumenta di 600.000 posti che si perdono, ok? A fronte del fatto che le stime stesse della Commissione, quindi non dell'ILO, parlano di un aumento del prodotto interno lordo europeo bassissimo. Quindi diciamo, da questo punto di vista, diciamo, neanche la Commissione può dire no, vabbè, ma magnifiche sorti progressive, non lo può dire neanche la Commissione. Sulla questione invece di cui discutiamo stasera, io credo che quando dico è importante ragionare del TTIP con i soggetti sociali, con i produttori e in particolare con gli agricoltori, lo dico per un motivo, perché questo è un nodo, il nodo della produzione agroalimentare, che connette due cose fondamentali: l'aspetto produttivo in sé e il tema della salute alimentare. Quindi riguarda, diciamo, non solo tutto il livello della produzione e in particolare di quella meridionale, diciamo, del sud Italia, ma riguarda più generalmente il livello del consumo e della sicurezza alimentare. Allora, da questo punto di vista, io vorrei che fossero chiare due cose. O il TTIP è inefficace, ma diciamo, a questo punto starebbero facendo un negoziato da anni per nulla, oppure è chiarissimo che nel momento in cui si vanno a ridefinire gli standard, il TTIP punta a mettere radicalmente in discussione il principio di precauzione. Perché? Perché il principio di precauzione, secondo la, diciamo, informa tutta la normativa europea, il tema soprattutto di salute alimentare, implica che tu devi dimostrare che quel prodotto non sia dannoso per la salute prima di poterlo commercializzare. Gli Stati Uniti agiscono in una maniera completamente opposta, cioè se al momento della commercializzazione c'è un danno, cioè un danno dal prodotto alimentare, tu sei chiamato tu a dimostrare che sia quel prodotto ad aver procurato quel tipo di danno. Le filiere di controllo funzionano in maniera completamente diversa. In Europa sono ex ante ed ex post, ci sono, diciamo, il cosiddetto farm to fork, dal produttore al consumo, sono delle filiere di controllo molto molto, per fortuna, cogenti. Negli Stati Uniti funziona in maniera completamente diversa. Il risultato è che i livelli di intossicazione alimentare nell'Unione Europea e negli Stati Uniti sono incomparabili. I livelli di intossicazione alimentare negli Stati Uniti sono esponenzialmente maggiori di quelli dell'Unione Europea. Qual è, diciamo, poi il punto? Io sono molto d'accordo con chi diceva, non mi ricordo, è intervenuto prima, diceva il tema è che si vanno a creare anche delle distorsioni del consumo, perché noi saremo invasi da prodotti a basso costo che, diciamo, hanno una qualità del tutto scarsa e quindi anche una sicurezza, diciamo, per chi la consuma del tutto scarsa, e questo produrrà delle conseguenze che non sono uguali in tutta Europa, perché è evidente che la produzione agroalimentare tedesca non è la produzione agroalimentare di qualità in Italia, e io, diciamo, su questo vorrei richiamare l'attenzione in particolare. Un altro aspetto che va tenuto in considerazione ed è il fatto che all'interno del negoziato, in questo radicalizzando moltissimo la logica dello stesso WTO, perché noi stiamo sostanzialmente creando degli accordi bilaterali che vanno a creare, diciamo, un processo di deregolamentazione e quindi di aggressività delle corporations ancora più forte di quanto già non sia previsto dallo stesso WTO, che ovviamente, diciamo, non essendo un covo di comunisti,
privilegia chiaramente la logica del free trade, del commercio, rispetto alla tutela dei diritti. Quindi noi stiamo, diciamo, smontando lo stesso motivo. Che cosa succede? Succede che è previsto già, diciamo, quelle che sono le negoziazioni, che l'espressione chiave è last, diciamo, at least trade restrictive, cioè quanto meno possibile deve essere restrittiva dal punto di vista del trade. Quindi è evidente che, diciamo, si preferisce ciò che agevola il commercio e non ciò che è restrictive, però magari, guarda caso, quel restrictive riguarda la salute delle persone. Questo riguarda appunto tutto quello di cui parlavo, diciamo, la resistenza agli antibiotici, il pollo al cloro, le carcasse da volte appunto dei polli lavati col cloro, tutto quello che sappiamo, la produzione farmaceutica, insomma i capitoli trattati dal TTIP sono veramente capitoli sensibili per quanto riguarda la salute. Peraltro, diciamo, la cosa che va evidenziata è che non solo c'è la ISDS, ma c'è una cosa che si chiama cooperazione regolatoria e c'è un sistema di creazione di commissioni ad hoc, per cui, diciamo, che cosa è non necessario, perché c'è anche questo elemento, diciamo, nel trattato, la individuazione di barriere non necessarie rispetto al commercio, che cosa è necessario non lo definirà più il legislatore nazionale, cioè che cosa è necessario per tutelare la salute, ma lo deciderà una commissione ad hoc e all'interno di questa commissione chi ci sarà? Ovviamente le corporations. Cioè questo noi stiamo sostanzialmente istituendo, uno svuotamento della democrazia, per cui anche ciò su cui tante volte giustamente ci accaniamo nella discussione sovranità nazionale, sovranità europea, questo è, diciamo, uno svuotamento della sovranità e una privatizzazione del livello decisionale assoluto. L'ultima cosa che voglio dire riguarda invece le denominazioni di origine. Perché? Perché anche qui il governo tante volte è rassicurato sul fatto che il TTIP riconoscerà le denominazioni di origine. Noi finora abbiamo un precedente, che è il CETA, che è appunto questo trattato con il Canada, in cui le denominazioni di origine riconosciute e tutelate dal trattato sono pochissime rispetto a quelle che vengono ad esempio riconosciute e tutelate a livello dell'Unione Europea, in cui l'Italia è gran parte, no? È una parte consistente delle denominazioni di origine a livello europeo. Il sistema degli Stati Uniti è un sistema completamente diverso da quello delle denominazioni di origine, perché gli Stati Uniti che cosa tutelano? Ovviamente sono un paese, diciamo, tutelano il marchio, per cui, diciamo, una volta che tu garantisci il marchio, cioè la non contraffazione rispetto al marchio, la denominazione di origine scompare completamente, tant'è che gli Stati Uniti hanno già un problema aperto con il WTO, perché il WTO tende a tutelare le denominazioni di origine molto più di quanto non faccia il sistema americano. Quindi è evidente che noi, diciamo, ragioniamo di sistemi produttivi, di logiche per quanto riguarda la definizione di standard completamente diversi, e che noi stiamo sostanzialmente consentendo agli studenti di, diciamo, aumentare a dismisura la possibilità di esportare prodotti, diciamo, appunto dell'agribusiness e della di scarsa qualità e soprattutto, aggiungo io, di scarsa sicurezza per la persona. In cambio di cosa? E io questa domanda l'ho fatta, perché detto, questi non possono essere proprio i geni del male, perché, diciamo, no, la risposta ve l'hanno data. Noi così possiamo esportare più tessile e più gioielleria, oreficeria. Io sono quasi svenuta quando ho sentito, diciamo, un vice ministro dell'economia che mi spiegava che i due settori in cui avremmo appunto da cui in cui avremmo tratto vantaggio sono appunto il tessile e diciamo oreficeria, anche perché sono due settori su cui il livello dei dazi, no, diciamo, è già un livello, come dire, il TTIP lavora molto di più sul terreno delle barriere non tariffarie che sul terreno dei dazi, quindi, diciamo, anche da quel punto di vista i vantaggi sono vantaggi molto molto poco consistenti se ragioniamo in termini
c'è un'espressione orrenda di sistema Italia. Quindi di chi sono i vantaggi? I vantaggi sono esattamente degli investitori italiani come degli investitori nordamericani, che potranno utilizzare un sistema di deregolamentazione, quindi di minore cogenza, di minore validità delle tutele del lavoro, della salute e dell'ambiente, per fare, diciamo, quello che vuole. Allora, io, diciamo, su questo chiudo perché l'ho fatta lunghissima, però davvero io credo che se ha un senso il lavoro che faccio in Parlamento Europeo, e lo faccio, diciamo, il lavoro che sto facendo adesso, la cosa che sto seguendo in maniera particolare è un rapporto esattamente sulle conseguenze sociali e ambientali in termini di diritti umani, di responsabilità sociale di impresa, dei trattati di commercio dal 2010 al 2015. Questo rapporto io sto provando a costruirlo in maniera partecipata con chi lavora su questi temi. C'era proprio un esponente di Greenpeace che ieri è venuto all'iniziativa che abbiamo fatto a Roma, proprio perché credo che oggi dal commercio passi molto di più di quanto noi mediamente non sappiamo, appunto, è dal commercio che poi verranno definiti gli standard per quanto riguarda la sicurezza alimentare, di questo stiamo parlando. Io penso che occorra moltissimo fare informazione e attivare i soggetti sociali che sono in prima persona coinvolti da processi come questo. Lo dico qui a insomma, una platea che è formata in primo luogo da produttori agricoli. L'ho detto l'altro giorno quando ho incontrato gli esponenti della FIOM e della CGL, ovvero i lavoratori e metalmeccanici. Io credo che qui come dire, si stia facendo passare sulla testa delle persone, utilizzando una disinformazione veramente vergognosa su un accordo di rilevanza come questo, una sottrazione di potere, una ulteriore sottrazione di democrazia che rischia di diventare difficilmente reversibile. Lo dico perché molto spesso quando parliamo di politica, parliamo, lo dico da esponente della sinistra, delle liti tra Tizio e Caio, o parliamo, diciamo, di cose che come dire, hanno poi uno scarso impatto sulle nostre vite. Ecco, io vorrei che noi ci riappropriassimo della politica. La politica non è lo scazzo tra Tizio e Caio, la politica è il protagonismo delle persone che decidono delle loro vite, e loro ci stanno togliendo la possibilità di fare politica, perché è esattamente quello che vogliono delegare a una commissione di lobby e di avvocati che proteggono le lobby. Quindi il mio auspicio è che davvero ci attiviamo tutti per contrastare TTIP. C'è una rete che funziona benissimo, che è quella Stop TTIP Italia, in cui appunto lavorano Monica Di Sisto, Zoratti, Fairwatch, insomma ricercatori e attivisti bravissimi, fanno un lavoro straordinario. Credo anche che alla politica si debba chiedere conseguenza rispetto alla posizione su TTIP. Ad esempio esponenti del Partito Democratico, io vorrei che esplicitassero come hanno votato in Parlamento sulla costituzione che abbiamo votato sul TTIP, perché anche questo è responsabilità rispetto alle cose che poi si vanno a dire. Penso anche che, diciamo, la mia funzione è non solo quella di oppormi in aula, in commissione, con tutti i mezzi possibili e immaginabili al trattato, cosa che sapete faccio, chi mi conosce lo sa, ma soprattutto quella di mettermi a disposizione di cittadini, attiviste, produttori, consumatori che vogliono costruire iniziativa politica contro un trattato che dobbiamo bloccare. Io ringrazio Leonora per le conclusioni, ringrazio tutti voi per aver partecipato. Spero che da questo convegno vi rimanga qualcosa su cui poi poter fare informazione e diffondere questa notizia. Grazie e buonasera a tutti.